Ciao a tutti, amici della Bala Games Hunter. Quelli che rimangono. Siamo qui credi che mi per andare avanti con The Last of Us. Di qua. Per fortuna abbiamo risolto il problema dell'altra volta delle cuffie. Ma perché adesso? Le abbiamo cambiate. Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo e penso che il parlato sia decisamente migliore adesso. E ci sono con il nuovo stiamo headset. Cercando di difenderci. Continuiamo questo titolo che spero ci regalerà emozioni a non finire. Già l'inizio è stato un po' particolare. Cosa abbiamo trovato? Coltello. Ok. Dicevo, già l'inizio è stato un po' particolare. Vediamo come si evolve la storia. Dobbiamo seguire la nostra signorina Mora e andare a vedere che pacco dobbiamo recapitare per lei, per avere di ritorno le nostre armi. Vediamo cosa succede. Si è messa male, però. Ehi, come va? Vivrò. Stop. Soldati. Quella è l'uscita. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Piano piano. Arriviamo a quella porta. Ok. Ci muoviamo con calma, con calma. Vediamo. Andiamo, andiamo. Se quel giorno ho sbagliato a aspettarti. Vediamo se c'è qualcosa. La giustizia non aspetta, soldato. Un mattone. Non ci serve. Affiniamo l'udito. Ce n'è uno lì. Piano piano. Grande sincronismo perfetto, eh. Silenzio, silenzio. Silenzio, silenzio. Peccato che con la PlayStation 3 dobbiamo giocare con il cavo component, perché penso che in alta definizione sia tutta un'altra cosa. Sentiamo. Sembra che non ci sia nessuno. Piano piano. Oh oh. Qua ce n'è uno. Piano piano. Strassiamolo. Bene. Un altro in meno. Là ce n'è un altro. Con calma e circospezione. Vediamo. Piano piano. Chi è stato? Mai più rivederti. Cazzo, c'è pieno qua. Quello là, che giro fa? Oh. Ok.
Dai, levati dalle scatole. Ah, forse ho capito. Mentre lui è girato, andiamo qua e inchiappettiamo questo. Hai visto quella roba? Controlliamo. Sei morto, bastardo! Porco boia. Fuggi, 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 fuggi. Spara, ora! Scappa, scappa. Dai, sotto con i cassotti. Patan. Spettacolo, spettacolo. Ah, ci picchia. Sono messo male, curiamoci. Papata, piano piano, infasciati. Fosse così facile. Bene. Colpi per la pistola. Non sono mai abbastanza, prendiamoli. Sioghiamo la moretta. Oh, cosa succede qua? Hanno preso Warren. Cavolo, poverini. Addio. Addio, amico. Sì, sì. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Muoviamoci. Di là, di là. Corri un po' di più, però. Corri come una checca. Guarda, guarda, sculetta. Non manca molto. Un, due, tre, un, due, tre. Dai, fammi passare. Qua non c'è niente. Bene. Forza. Vai, vai, vai. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Chissà dove ci sta portando. Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Sei troppo forte. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Che strano. Cosa dobbiamo contrabbandare? C'è vedere. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Ciù, apri. Giol, dammi una mano. Se ti sposti. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Cazzuta la bambina, coltello alla mano. Li recluti sempre. È meglio di me. Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ce lo dici tu. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo, che sia... Ellie! Linguaggio fine! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà. Ah, ti facevi suo fratello, eh? Brava, brava la moretta. È stato prima che ha lasciato il tuo gruppo di militari. Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare.
Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Bene. Tutti morti. Morti di qua, morti di là. Dove si va? Boh. Ho sentito la sparatoria. Non solo te. Cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo. Militari. Dai, non sopporto come corre, mi fa schifo, è una roba vergognosa. Di qua non si passa, dove cavolo? Oh, oh, aspetta. Di qua, giù. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Su. Dammi un minuto. Come cavolo? Boh. Ehi, un bidone. Dai, dai che ce la fai. Oisha. Bambina, su, dove sei? Dove è andata? Dai, andiamo. Questo tunnel lo uso per il contrabbando. Sì. A volte. Mai fatto solo una ragazzina. No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma. Si è presa e ho 14 anni. C'è una bella differenza? E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati da. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Ovvio. Che balle andare a scuola. Mi stai facendo scappare. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Fate una dormita, che non si sa mai. Riposa finché puoi. Ma ammazzo il tempo. Ammazzo il tempo. E io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Filosofica? Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno.
Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta, Marta? C'è arrivata? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Beh, guardiamoci in giro prima, si sa mai. Infatti. Leggiamo. Bottiglie di pillole, 12 scatole. Ah, un inventario. Bottiglie di pillole, 3 scatole di sardine, 10 scatole di zuppa. C'è niente. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Sempre a pensare i soldi, eh? Fai una buona azione, aiuta una bimba. Andiamo. Che roba è? Ah, ho capito, aspetta, quando arriva lì premiamo triangolo. Opla. 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 Nessuno sentirà tutto questo casino. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì. Mappa. Certo. Una mappa del percorso delle pattuglie della zona. Beh, io direi di stoppare qua il video. E prossima volta ci infiliamo nel cunicolo buio. Ciao a tutti da Bala Games Hunter. Al prossimo video. Ciao ciao.